Preside, siamo alla fine di un altro anno scolastico difficile, segnato dal Covid, tra DAD e lezioni in presenza, insomma non è stato sicuramente facile. Intanto parliamo dell'estate, la scuola ha aderito a quello che è il piano estate voluto dal governo nazionale proprio per sopperire, diciamolo, a quelle che sono state le carenze che comunque si sono registrate. Le lezioni sono terminate, ma la scuola non è ancora finita, perché la scuola ha aderito a questo mega progetto che il Ministro dell'Istruzione ha pensato, che appunto è il piano scuola estate. È un piano molto articolato dove le scuole hanno avuto la possibilità, tenuto conto dei bisogni dei ragazzi, delle famiglie e della disponibilità degli insegnanti, di organizzare alcune attività formative. Qual è lo scopo del piano scuola estate? Sostanzialmente va in due grandi direzioni. La prima di queste direzioni è quella di ricucire, di riallacciare le relazioni sociali che nel corso dell'anno scolastico vuoi per la didattica a distanza, meno nella scuola di base, perché la scuola di base comunque ha garantito ai ragazzi le lezioni in presenza, ma perché proprio si è sentito il bisogno di socialità. Nel corso dell'anno i ragazzi sono stati segregati in casa, non hanno avuto modo di partecipare e di coltivare degli interessi oltre alla scuola, alla palestra, alla piscina, eccetera. E quindi ecco, la prima, diciamo, azione va in questa direzione. La seconda invece è nel recupero delle abilità di base. Perché? Perché è vero è che quest'anno buona parte delle lezioni è stata in presenza, ma non ci dobbiamo dimenticare che lo scorso anno scolastico buona parte delle lezioni è stata a distanza. Seppure la nostra scuola si è attrezzata fin da subito per erogare un servizio di didattica a distanza abbastanza sostanzioso ed efficace, i nostri insegnanti hanno partecipato a molteplici corsi di formazione e tutt'oggi ancora continuano a formarsi. È anche vero che la didattica a distanza non può essere alternativa a quella in presenza, ma può integrarla. Nello scorso anno scolastico, sostanzialmente, non questo che è appena finito, ma ancora quello prima, sostanzialmente i ragazzi si sono persi tanto, e soprattutto coloro che hanno iniziato le classi di un corso nuovo di studi. Penso ai ragazzi delle prime classi della primaria, penso ai ragazzi che è terminata la scuola primaria e si sono persi il primo anno di scuola secondaria di primo grado e così via. E quindi lo Stato ha messo a disposizione delle risorse alle scuole, risorse che servono appunto a recuperare parte di questi contenuti disciplinari che i ragazzi si sono persi. La nostra scuola ha aderito al piano scuola estate, ma ha aderito con tanti sacrifici, dobbiamo anche dirlo, perché gli insegnanti già erano stanchi di loro, è stato anche un anno parecchio difficile, però di fronte alla prospettiva che lo Stato offriva non si sono tirati indietro. Già hanno avuto compimento, quindi si sono chiusi due progetti, due moduli di musica, due progetti, due moduli di italiano di scuola primaria e due moduli di matematica della scuola secondaria. La partecipazione è stata corale. C'era una certa diffidenza all'inizio, ma se i ragazzi verranno, parteciperanno, i ragazzi sono venuti in massa, hanno partecipato. E questo ci ha in qualche modo spronati a impinguare il piano, che all'inizio era più scarno perché prevedeva solo questi progetti. E poi invece abbiamo pensato anche a settembre. Per settembre abbiamo pensato a un modulo di cittadinanza digitale 2.0. Ha un progetto di riorganizzazione, di abbellimento degli ambienti scolastici. Noi pensiamo al giardino, a qualche spazio verde di cui la scuola dispone. Sempre la matematica, perché riteniamo che sia strategica nella formazione, un progetto di lingua straniera, di potenziamento per i ragazzi di scuola primaria, un altro progetto di musica e uno sportello di ascolto
o di supporto psicologico con una durata più ampia tutto l'anno scolastico, pensiamo. I ragazzi anche hanno bisogno di parlare, di esternare. Noi abbiamo un'insegnante psicologa e quindi, voglio dire, l'abbiamo all'interno. A questa progettualità si aggiungono circa 12 progetti PON, quindi veramente molto ricca. E anche lì, voglio dire, noi in una sorta di piano integrato pensiamo sempre a progetti che vanno a sostenere i ragazzi nel percorso formativo e nella socialità. Quindi da un lato pensiamo al potenziamento delle lingue straniere, ai quali progetti poi noi cerchiamo di integrare questi progetti, pensiamo di integrarli con altre ore pagate dalla scuola, finalizzandole alla certificazione Cambridge e Delft, per fare un esempio. I progetti di matematica noi li finalizziamo alla partecipazione delle competizioni nazionali. Quindi, come vedete, è molto articolata. Questo cosa comporta? Comporta un gran lavoro per gli insegnanti, che io mi corre l'obbligo di ringraziare tutti, un gran lavoro per gli uffici di segreteria, perché ogni attività che si svolge, ogni attività che si eroga all'utenza è un'attività che presuppone una molteplicità di atti amministrativi e il preside questi atti li pone in essere con il supporto degli uffici. Quindi, come vedete, e poi dico, siamo stanchi, però siamo anche contenti. Senta, che anno scolastico sarà il prossimo? Insomma, tutti speriamo che con la campagna di vaccinazione, peraltro estesa fino ai ragazzi di 12 anni al momento, si possa iniziare l'anno scolastico 2021-2022 finalmente con un ritorno alla normalità. Qual è il suo auspicio e qual è anche l'umore, che cosa avverte, nonostante manchino ancora dei mesi, tutta l'estate in fondo alla ripresa dell'attività delle lezioni? E allora, il mio auspicio è che si ritorni a scuola. Io sento il bisogno di incontrare gli insegnanti nelle riunioni collegiali, vederli, chi sono. E uno quando li guarda, voglio dire, comunica anche, comunica affetti, comunica anche le ansie che ha. Quindi la riunione anche in presenza degli organi collegiali non è la stessa cosa degli organi delle riunioni a distanza. Quindi il mio auspicio è che tutto si svolga in presenza, anche a motivo del fatto, appunto, come lei diceva, che le vaccinazioni dovrebbero favorire. Non ci dobbiamo però dimenticare, da un lato, che il corpo docente del nostro paese, l'Italia, è un corpo docente che mediamente ha più di 50 anni, in media. Quindi abbiamo insegnanti che hanno più di 60, più di 61 anni e questi sono i più esposti, seppure vaccinati, anche al contagio. E poi quello che ci preoccupa, cosa sono? Le notizie che apprendiamo in questi giorni, le varianti potrebbero rimettere tutto in discussione. Cioè, insomma, c'è il timore che anche il prossimo anno la scuola dovrà mettere in conto la didattica a distanza, almeno per certi periodi. Il timore c'è, non c'è dubbio, il timore c'è, anche se il cuore ci suggerisce sempre che tutto sarà che le lezioni, che la scuola verrà restituita alla normalità. E però dobbiamo anche dirlo, bisognerà vedere cosa succederà in estate. In estate cosa succederà? Si inizierà a viaggiare, come giusto che sia, le famiglie incontreranno parenti e amici che vengono anche da fuori, ed è giusto che così sia, andremo al mare, andremo in pizzeria. Quindi non sappiamo alla fine dell'estate quello che ci sarà. Però io ho detto agli insegnanti che la didattica a distanza comunque rimarrà un valore per la scuola. Nessuno mai potrà pensare di archiviare la didattica a distanza. La didattica a distanza costituirà diciamo ciò che rimane di positivo di quello che è successo. Da domani in poi un bambino che è a casa perché è ammalato non dovrà più chiedere i compiti, come si faceva una volta.
ma si cercherà di erogare la didattica a distanza. Chi è ricoverato per 20 giorni in ospedale non deve più dire ho perso 20 giorni di scuola, perché a costui si assicurerà la didattica a distanza. Ebbene, se la didattica a distanza serve a questo, a rafforzare il diritto all'istruzione, a renderlo ancora di più effettivo, e allora è positivo. Se la didattica a distanza diventa sostitutivo del servizio in presenza, allora non possiamo essere d'accordo. Speriamo che non sarà così alla fine. No, noi siamo convinti che non sarà così, però noi siamo anche pronti. Certo. E io aggiungerei, seppure le vaccinazioni avevano avuto corso, avevano avuto inizio, la scuola non è stata ferma in questi mesi. Ha continuato a acquistare beni e attrezzi per igienizzare gli uffici, per igienizzare gli ambienti scolastici, e ha continuato a formare i collaboratori scolastici di come affrontare la problematica. La formazione sulla sicurezza, prima solamente curvata sull'evacuazione, sugli incendi eccetera, ora è una formazione che si dirige anche per aggredire e per implementare le buone pratiche circa la gestione del Covid. Quindi voglio dire, non è perché le vaccinazioni sono iniziate eccetera, c'è stato un allentamento. Nelle scuole non c'è stato nessuno, né nella mia né nelle scuole dei miei colleghi. L'unica cosa qual è di negativo? Che per assicurare il distanziamento, che per creare spazi più grandi, i laboratori sono stati tutti smontati. Non abbiamo più il laboratorio di informatica, non abbiamo più il laboratorio di scienze. Abbiamo tante attrezzature conservate che per essere fruibili debbono stare in aule speciali. Ora dico questo, io per quanto tempo ancora tutto questo, se fare scuola significa anche e non solo assistere a una lezione, e questo è il punto. Quindi può anche darsi che sia anche il tempo di ripensare, di rivedere anche l'edilizia scolastica, una volta concepita per classi affollate, una volta pensata per numeri elevati di ragazzi. Oggi, alla luce del Covid, secondo il mio punto di vista, anche l'ente locale, anche la regione dovrà ripensare all'edilizia scolastica, se non ne vale veramente la pena iniziare a programmare, a progettare altri edifici scolastici che possono accogliere in sicurezza gli alunni, perché dei virus non ci libereremo facilmente. Ecco quindi che bisogna iniziare a progettare, a mettere a pianificare gli interventi da fare. Oggi abbiamo intere aree di espansione cittadina dove hanno pensato all'edilizia popolare, hanno pensato al rilascio delle licenze negli anni a privati, alle cooperative. Nessuno si è ricordato naturalmente di costruire l'edificio scolastico, per esempio, e questo è un grande deficit. E alla Perriera stesso, che pure si pensò a un edificio scolastico, ma la popolazione della Perriera di oggi non è quella di 20 anni fa. Oggi la Perriera è più che una grande cittadina nel suo complesso, e così per esempio io immagino anche Loreto, che è un edificio nuovo, è un edificio che ha tante, che sotto diversi punti di vista si presta bene, ma è incuniato in un posto che rende difficile la viabilità ed è poco frequentato. Chissà se non sarebbe utile destinarlo ad altro, e in una zona di più semplice raggiungibilità, non pensare ad allocare le classi di scuola primaria, per esempio, e di scuola dell'infanzia. Voi dovete pensare che la scuola Loreto è pressoché vuota, quella di via Catusi sta scoppiando, quando invece la scuola Loreto fosse allocata in ambienti diversi, destinando a quei locali
per altri uffici, sicuramente si depotenzierebbe la presenza di alunni in via Catusi e naturalmente si invimperebbe. Quindi voglio dire, tutti dobbiamo ripensare al nostro modo di fare, alle nostre abitudini e anche alla progettazione dell'edilizia, ritengo.